Nina Mouric ospite di Silvia Toffanin nel corso di Verissimo in onda domani pomeriggio, parlerà della serenità ritrovata con Fabrizio Corona. In questi 4 anni sono successe tante cose. Ora ho superato questo dolore, ma non auguro a nessuno di stare come sono stata io. Mi sono rifugiata nel mio silenzio e adesso ho iniziato a gridare. Voglio far sentire la mia voce, esordisce la modella. Il rapporto con il suo ex marito si è risanato questa estate, dopo la vacanza passata anche al fianco del figlio Carlos Maria. La croata ha esordito parlando di 4 anni di incubo, grande solitudine e sofferenza. Grazie a Carlos siamo riusciti a trovare un equilibrio. Quest'estate abbiamo ridato un senso alla parola famiglia. Spero che sia stato fatto in buona fede, perché temo sempre che Fabrizio possa fare le cose solo per i giornali, racconta ancora. Attualmente il figlio vive sia con lei che con suo padre, mentre lei si è perfino riavvicinata alla mamma di Fabrizio, anche questa è una grande vittoria. Carlos ha bisogno di questa sintonia, per 4 anni gli è stata negata la parola mamma, adesso può pronunciarla tutti i giorni. Nina Mouric botta, Fabrizio Corona. Non cambierà mai. Il perfetto equilibrio ritrovato, era stato nuovamente minato da Fabrizio Corona. Ed infatti, proprio l'ex dei paparazzi ha aperto un profilo Instagram a Carlos, ma Nina non era affatto d'accordo, sono assolutamente contraria. Rimprovero questa cosa a Fabrizio e mi dissocio. A 16 anni è giusto che Carlos abbia il suo profilo, se lo volesse, ma lui non è interessato ai social. Mi ha dato fastidio come gli sia stato imposto. Questo vuol dire strumentalizzarlo. Per lui è pericoloso perché ha 2 genitori molto esposti anche su social, va protetto. Carlos infatti, ha chiesto già da un mese a suo padre di chiudere il profilo, ma Fabrizio non l'ha ancora fatto. Nina Mouric poi, incalzata da Silvia Toffanin, ammette, Fabrizio non cambierà mai, non è facile accettare di stare vicino ad uno che vuole sempre fare il suo show. E sulla fine della storia tra l'ex marito e Silvia provvedi cosa, mi sembra che se la stiano gestendo benissimo da solo. Adesso lui vuole andare al GF per replicare, fatelo entrare. Mi pare che tutti e due ci abbiano marciato sopra e trovo tutto abbastanza squallido. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.